Buongiorno, sono Livio Muci della casa editrice Besa, anzi da quest'anno Besa Muci, cioè di recente abbiamo modificato leggermente il nostro marchio editoriale. Sono fondatore tra altri 8 editori pugliesi, tra cui la terza dell'associazione Presidi del Libro, che svolge un'attività da un decennio e più per la promozione del libro, e mi occupo di gestire, di promuovere l'attività della Regione Puglia nell'ambito delle fiere nazionali del libro, tra cui Più Libri Più Liberi. Venendo alla casa editrice che io rappresento, è una casa editrice che da molti anni si occupa dei Balcani, per la verità si occupa di letterature dal mondo, cioè dal mondo per esempio latinoamericano. Per molti anni abbiamo pubblicato da quei territori molte opere, ma ci occupiamo anche della letteratura del Pacifico, dell'Est Europa. La nostra specialità, la nostra specializzazione è nella pubblicazione di letteratura balcanica. Abbiamo cominciato circa 30 anni fa con la letteratura albanese, ma di fatto naturalmente non potevamo non cominciare con quella letteratura, visto che negli anni 90 il nostro territorio, quello pugliese in particolare, ma poi come si sa ci fu la diffusione in tutta Italia, e arrivarono migliaia e migliaia di albanesi in una situazione epocale che ha caratterizzato la storia del nostro e del loro paese. Da lì, appunto, dalla letteratura albanese che noi abbiamo esaminato in vari aspetti e per vari aspetti, pubblicando circa 150 titoli sull'argomento, la nostra attività e il nostro interesse si è estesa anche ai Balcani, per cui potremmo oggi essere definiti la casa editrice della cultura e della letteratura balcanica, insomma. E quindi noi siamo qui anche e soprattutto con questa, come dire, con questa sorta di leitmotiv, cioè come potete vedere anche dalle locandine, noi presentiamo 3 novità che appunto riportano e richiamano questo tipo di letteratura. Il primo giorno è stato presentato il libro Tutti i miei Natali, che è appunto questo che io ho con me e che appunto è una interessantissima come dire, prova della letteratura slovena. Certo, il nostro compito è di porre all'attenzione del pubblico italiano anche queste letterature che qualcuno potrebbe definire minori, ma naturalmente qualcuno che di fatto non legge la letteratura a tutto campo, ma limita il suo interesse alle letterature più note dei circuiti soliti che si sanno, si conoscono già. Cioè, noi pratichiamo altri lidi, altri percorsi, magari più stretti e più difficili, ma insomma che secondo me contengono veramente cose molto interessanti. E quindi questo libro, che è appunto di un'autrice slovena morta da poco, è veramente molto interessante e propone una versione del Natale che naturalmente è un po' anomalo rispetto a quel Natale che noi andiamo a celebrare, potremmo dire di un Natale atipico, per così dire, di Natali atipici che appunto hanno costellato la sua vita, che non a caso è contenuta, come dire, dal punto di vista promozionale in una valigia, che è appunto un Natale di partenze, un Natale di stacchi e non un Natale di riunioni e di riunificazioni. Abbiamo poi nella serata di ieri presentato questo libro di un'importante autrice serba, della quale l'anno scorso avevamo presentato Il cielo sopra Belgrado, che ovviamente parafrasava il noto film, e appunto lei affronta i temi, peraltro già affrontati, dello scontro-incontro tra due culture diverse. Infatti indifferentemente il libro è ambientato a Belgrado soprattutto, ma anche in Italia, a Roma, dove l'autrice ora risiede, e quindi offriamo sempre questo punto di vista diverso dal nostro, questo punto di vista degli altri, dove l'alterità non è mai un disvalore, ma al contrario è un arricchimento, è un valore aggiunto alla nostra cultura. Insomma, una letteratura che veramente andrebbe scoperta, andrebbe valutata
prima ancora che rivalutata, e da cui potremmo trovare interessanti stimoli che già sono noti in Italia a proposito della musica, per esempio, o del cinema, ma che è ancora poco conosciuta per quanto riguarda, a parte alcuni nomi noti e ultranoti, ma per quanto riguarda la letteratura, ahimè, ancora poco conosciuta. Questo pomeriggio invece presenteremo questo interessantissimo libro, forse è la prima volta che quattro autrici scrivono a otto mani, o a quattro mani si potrebbe dire, un interessantissimo romanzo, un romanzo completamente unitario, però scritto appunto dove non solo la cultura dei vari luoghi frequentate dalla protagonista, perché qui c'è una protagonista fondamentale che, ripeto, non solo è permeata dalle culture che ella ha la possibilità, l'avventura per così dire di frequentare, ma addirittura il suo stesso nome viene modificato a secondo dei luoghi, quindi delle culture che la incontra e da cui viene fortemente influenzata, un viaggio che comincia in India e che si conclude dopo un passaggio nell'est Europa, in particolare in Russia, un passaggio ancora nella città di Roma, si conclude a Trieste, non a caso una città simbolo di questo momento interculturale, di questo momento di dialogo tra culture diverse. Insomma, cerchiamo da un punto, come dire, non centrale, come può essere il Salento da cui noi proveniamo, di dare un'idea di un mondo che si incontra non facilmente, che si incontra forse nelle periferie, forse nei momenti non centrali, diciamo, non note al grande pubblico, ma sicuramente dà di fatto una prospettiva alle nostre angosce, alle nostre ansie di oggi, alle paure che qualcuno cerca di incolcare. Non abbiamo paura della diversità, anzi la auspichiamo, in un confronto che, ripeto, anche culturalmente e letterariamente apporta tanto alla nostra vita, alla nostra cultura, alle nostre interessi quotidiani che altrimenti sarebbero veramente spenti e molto contenuti. Noi in senso stretto non dovremmo essere definiti editori, punto. Noi dovremmo essere meglio definiti editori scout. In fondo noi siamo una sorta di agenti letterari, come dire, travestiti da editori. Cioè i rapporti, come dire, con i nostri autori non transitano tramite agenzie. Non li acquisiamo andando a Francoforte, al contrario, spesso i nostri libri transitano attraverso di noi alla grande editoria. I nostri titoli fatti da noi all'inizio potreste trovarli nel catalogo di Feltrinelli oppure di altri, di Guanda o di altri editori. Cioè noi funzioniamo nel senso di avere contatti diretti, personali. Io conosco personalmente quasi tutti gli autori che pubblico, che frequento abitualmente in un contesto, come dire, che definire casa mia non sarebbe scorretto, insomma. Cioè io frequento i Balcani come frequento la Puglia, insomma. Cioè non, è un modo di vivere, un modo di essere, di rapportarsi con queste culture, di relazionarsi con loro, che ovviamente, quindi noi li scopriamo questi autori, li tiriamo fuori, li scaviamo quasi, insomma. E quindi questo ovviamente per noi è un elemento anche di piccolo orgoglio che ci deve essere consentito. Naturalmente questo vale non solo per gli stranieri, perché non pubblichiamo solo stranieri, e chiediamo che anche i libri che ci vengono proposti dagli italiani, dalla letteratura, nella letteratura italiana, teniamo conto che noi dal punto di vista della letteratura italiana pubblichiamo già autori stranieri che scrivono direttamente in italiano, cioè quindi non agiamo soltanto come traduttori di opere scritte in altre lingue, ma pubblichiamo direttamente in italiano, naturalmente
con un intervento della redazione, di tipo redazionale, pubblichiamo però libri che vengono scritti, quindi considerati a tutti gli effetti di letteratura italiana, ma che vengono scritti da persone nate all'estero, di cittadinanza spesso non italiana, ma di cultura italiana e balcanica, o comunque diciamo di natura straniera, insomma, ecco, questa è la caratteristica. Quindi è chiaro che anche le opere italiane pubblicate sono, diciamo, risentono di questo peso, come dire, di tipo interculturale, anche se ovviamente la questione letteraria per noi è decisiva, cioè a noi non interessa meno il punto di vista. Potrei spingermi a dire che potrebbe anche interessarmi un punto di vista diverso, non voglio dire reazionario, ma insomma non precisamente in linea con la, purché letterariamente sia, intanto offra appunto il punto di vista sugli altri, comunque offra questo, e poi, come dire, sia letterariamente inappuntabile. Cioè questo del rigore letterario per noi, della sana e importante scrittura, è per noi la premessa essenziale per appunto, diciamo, per rendere pubblicabili i libri che riceviamo.